È situato in una delle vie più trafficate del centro di Fano, ma solo voltando lo sguardo al margine della strada si nota un grande cancello che conduce in un luogo magico conosciuto da pochi, il Museo Diocesano. A far conoscere questo angolo di Fano ci ha pensato l'associazione culturale Ex Concordia Felicitas, che ha condotto i fanesi e non solo in un luogo alquanto singolare, coinvolgente e suggestivo, ricco di storia e cultura. Un altro dei tesori nascosti di Fano, nascosti nel senso che sono poco conosciuti, e il nostro scopo è quello di fare cultura, fare conoscere queste cose alla maggior parte della gente possibile e renderli fruibili. E abbiamo anche oggi un grande esperto, il dottor Guido Ugolini, che ci aiuterà in questa splendida visita. Giunta al quarto appuntamento alla scoperta dei luoghi segreti della Città della Fortuna, l'associazione ha organizzato due visite guidate di un'ora, completamente gratuite, che hanno incuriosito e meravigliato i tanti partecipanti. Il museo, inaugurato nel 2013, si divide in due ambienti, quello del lapidario e della raccolta museale, come ha spiegato il massimo esperto e storico dell'arte Guido Ugolini. Ci sono raccolti pezzi che sono stati trovati negli scantinati, le pietre eccetera, e sono un numero discreto ma non grosso insomma, e poi una raccolta di opere selezionatissime nel Museo Diocesano, diciamo nella sala che raccoglie dipinti, statue eccetera e altri oggetti. Alle sue spalle vediamo proprio un angelo, che cosa rappresenta? Sono tre gli angeli, ecco, dovevano sicuramente appartenere a una tomba monumentale. Tutti guardano in una stessa direzione, il che fa presupporre che dovevano avere davanti qualche cosa, o la statua del morto, o che doveva essere molto giovane. Invece nell'altra sala, le diceva, ci sono dei dipinti. Dei dipinti, sì, ci sono dei dipinti, ci sono delle statue lignee, c'è un pastorale stupendo, ci sono due crocifissi straordinari, entrambi. A che epoca risalgono? Il primo intorno alla metà del secolo XIII, 1250 circa, il secondo rinascimentale. Per visitare il museo occorre prenotarsi al sito internet fanodiocesi.it.